attivamente quanti sono in ascolto e faccio subito presente una prima difficoltà che a me si è presentata. Io sono 18 anni che parlo di diavoli, guardate un po', e nessuno si è mai spaventato. Io ho avuto tanti che mi hanno scritto, eccetera, ho visto che la trasmissione è veramente utile. Ma oggi come faccio a parlare di diavoli se è il giorno dell'Immacolata? E allora ho pensato, io vi parlo dell'Immacolata e questa sera vi parlo di quello che i diavoli pensano dell'Immacolata. Sì, signore, voglio che sentiate anche il loro parere. Oh, Dio predispone tutto per i suoi fini. Quando voleva far nascere ciascuno di noi, ha predisposto tutto per ciascuno di noi. Per ciascuno di noi, così bello il Salmo 138 che dice, Signore, i miei giorni erano tutti davanti a te, dal primo all'ultimo, quando ancora non ne esisteva uno, tenendo conto della nostra libertà, certo, però li ha tutti presenti. Ecco, e allora, dando vita alla Vergine Santissima, sapendo che l'avrebbe creata Madre di Dio, l'ha preparata con tre doni particolari fondamentali. Immacolata, sempre vergine, sposati Giuseppe. Il primo dono, la concepita Immacolata. E oggi proprio oggi è il giorno in cui commemoriamo questa festa. È stato il privilegio personale, perché questo titolo contiene due verità. Una verità, che l'Immacolata è stata concepita senza peccato originale, e questo è pura grazia di Dio. Però contiene anche una seconda verità, che non ha mai commesso colpi attuali, e questo è suo merito personale. Ecco, prima di tutto dobbiamo chiederci se erano necessarie queste due qualità. Certamente, perché doveva diventare madre colui che veniva per distruggere il peccato e per distruggere Satana. Immaginatevi come poteva incarnarsi in un corpo che fosse stato schiavo del peccato anche solo per un istante. Anche solo per un istante. Ricordo a un convegno di esorcisti che c'è stato, a un convegno, scusate, di catechisti, che c'è stato un giovane che ha fatto un'osservazione molto semplice e molto intelligente, tanto semplice, tanto intelligente che non ve la dico subito, ve la dico dopo. Ecco, uno dei titoli mariani più antichi, rimasto particolarmente caro agli ortodossi, fino agli inizi, da secoli, secoli, è tutta santa, esprime bene i due aspetti che intende esprimere invocando Maria Immacolata, tutta santa. Il primo aspetto è puro privilegio, l'esenzione dal peccato originale in vista della divina maternità, e qui dobbiamo solo contemplare le meraviglie operate dal Signore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ma c'è di più, c'è un secondo aspetto per cui si afferma che Maria, essendo tutta santa, non ha mai compiuto, pur essendo una creatura intelligente e libera, non ha mai compiuto una colpa attuale. Qui tocchiamo con mano l'imitabilità di Maria, che tanto può incidere nella formazione cristiana. Vediamo in Maria la bellezza della natura umana pervasa dalla grazia. L'Immacolata è un ideale che ci attira, non ci abbaglia. L'abbiamo vista anche adesso, molti di voi l'avranno seguita in televisione, il Papa che è andato in Piazza di Spagna, ma tutti attirati dall'Immacolata. Non ci allontana la figura di Maria, ma ci spinge ad imitarla con la grazia battesimale, con le grazie attuali, con la lotta contro il peccato.
Vedete, una delle grandi colpe della mentalità moderna contro l'umanità e proprio contro l'umanità è quello di voler togliere il senso del peccato e della tremenda presenza di Satana. Così si misconosce la redenzione, che è la vittoria di Cristo sul peccato e sul demonio. Cosa ci dice San Giovanni? Cristo è venuto per distruggere le opere di Satana. Chi non crede a Satana non crede alle opere di Cristo. Così si lascia l'uomo decaduto nella sua miseria, nel suo peccato, non lo si aiuta a risollevarsi, a diventare migliore, a riacquistare la sua bellezza originale di creatura fatta a immagine di Dio. Ecco, l'Immacolata, vedete, ci dice: io sono così per grazia di Cristo, che mi ha dato un dono gratuito, l'esenzione dalla colpa originale, ma anche perché ho sempre corrisposto alla grazia a vincere il male e a purificarmi sempre di più. E allora l'Immacolata non è un ideale astratto da contemplare, è un modello da imitare. Dobbiamo arrivare il più che possibile dove è arrivata lei. È bello anche percorrere il lungo cammino che ha portato alla definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione nel 1854. Subito la sensibilità dei credenti ha intuito che la completa santità di Maria era tale che meritava di essere esaltata, conforme alla sua profezia: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il mio nome. Si noti che proclamando Maria tutta santa si intendeva soprattutto sottolineare che non aveva mai commesso colpi attuali, e in tal senso si era già pronunciato il Concilio di Trento. Ma già precedentemente la riflessione e la convinzione del popolo di Dio erano andate oltre, avevano intuito la totale santità di Maria, che era incompatibile con la colpa originale, per cui doveva esserne stata esclusa. Ecco però che riguardo a verità noi vediamo due correnti, due lotte: da una parte il popolo, che crede subito a questa verità, e dalla parte i teologi, che hanno grande importanza, avevano bisogno di una riflessione biblica e teologica molto profonda, perché sappiamo che i dogmi sono punti fermi che non bloccano gli studi e gli arricchimenti, ma li indirizzano nel senso giusto. Sappiamo che la proclamazione dogmatica di una verità significa che essa è contenuta nella Sacra Scrittura. Ma c'è una difficoltà: non tutte le verità sono contenute con la stessa chiarezza. Alcune sono esplicitamente affermate, pensate ad esempio alla risurrezione di Cristo, a tutte le sue apparizioni del Cristo risorto. Altre sono contenute solo implicitamente e occorre tempo e la luce dello Spirito Santo per evidenziarla. Gesù l'aveva detto: non vi ho detto tutto perché non ne siete capaci, però verrà lo Spirito Santo e vi insegnerà ogni cosa, anche quelle cose che lui non ci ha detto, quelle cose che non sapevamo dalle parole del Vangelo strettamente intese. Perciò, ecco, non meraviglia le esitazioni e le difficoltà. Notate che anche le difficoltà sono utili. Per esempio, vi faccio noto una difficoltà promossa addirittura da San Tommaso d'Aquino, ma una difficoltà utilissima. San Tommaso d'Aquino non credeva all'Immacolata Concezione perché aveva una paura. Dice: se noi diciamo che Maria Santissima non ha avuto il peccato originale, la togliamo dalla redenzione, allora non è stata redenta di Cristo. Se non è stata redenta da Cristo, invece di farle un elogio, le facciamo un torto, le facciamo un torto. Guardate che era una difficoltà reale che Maria venisse esclusa dalla redenzione. Il dubbio, ben fondato, è stato risolto da Dunscoto, comprendendo che Maria doveva l'esenzione dal peccato originale
ai meriti di Cristo che le sono stati preventivamente applicati. Preventivamente applicati. Noi contraiamo il peccato originale e per la redenzione di Cristo ci viene cancellato. Maria non ha contratto il peccato originale perché è la redenzione di Cristo che glielo ha bloccato. Lo ha bloccato. Quindi anche Maria ha avuto bisogno di essere redenta. Anche lei ha avuto bisogno di essere salvata dalla morte e crocifissione di Cristo. Anzi, è il primo frutto della redenzione. È il più bel frutto della redenzione, il più bello. Ecco, vengo quel giovane a una lezione di catechismo, un giovane di 16 anni che diceva, c'è tanta difficoltà a dimostrare l'Immacolata Concezione, a me sembra che sia così semplice. L'angelo Gabriele saluta Maria, Ave piena di grazia. Se è piena di grazia, non c'è posto per il peccato. E dove lo fate stare il peccato? Se lei è già piena di grazia, non c'è nessun buco in cui possa starci. È piena di grazia, basta. E poi la saluta anche dicendole, il Signore è con te. Ma il Signore non poteva essere in una persona che avesse avuto anche solo la colpa originale, lui che era venuto per distruggere i peccati del mondo. E quindi per forza non poteva esserci il peccato originale. Direi quasi che questo giovane, con le sue affermazioni, che vedete molto semplici, è piena di grazia, non c'è posto per il peccato. Il Signore con lei, non c'è posto per una colpa perché il Signore non potrebbe essere in una persona con una colpa. Vedete che questo giovane, sarei tentato di dire, avrebbe potuto dare una lezione a San Tommaso d'Aquino, addirittura. Ma l'hanno capito i teologi, ma c'è voluto tempo. E bisognava che maturasse, benché questa convinzione fosse già fin dall'inizio nella mente popolare, bisognava che maturasse anche negli studi biblico-teologici. Ecco perché siamo arrivati, direi in un certo senso, così tardi alla proclamazione del dogma. Notate, prima di tutto è stata Maria, quando sono giunti i tempi, a proclamarsi Immacolata. Nel 1830, apparendo a Ruy de Bac, la famosa apparizione della medaglia miracolosa, ha fatto incidere intorno alla medaglia quella giaculatoria stupenda. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Ecco, si è già proclamata da lei stessa, concepita senza peccato. Poi 24 anni dopo, nel 1954, Papa Pio IX proclama solennemente in San Pietro il dogma dell'Immacolata. E guardate, anche lì c'è stato un segno del cielo che tutti hanno visto. Non si sa come, un raggio di sole ha attraversato la Basilica di San Pietro e si è andato a imprimere sulla fronte di Pio IX. E tutte le raffigurazioni presentano questo raggio di luce che va a colpire la fronte di Pio IX, quasi a dirgli bravo, quasi a dargli l'approvazione celeste. Poi, 4 anni dopo, nel 58, la Madonna di nuovo conferma a Lourdes, io sono l'Immacolata Concezione. Notate, qui vi faccio una parentesi birichina, già Satana, prima di Maria, l'aveva proclamata beata. Ah, qui c'è un episodio, un raccontino che vi devo proprio fare.
un raccontino che vale un Perù e che commosse tanto Pio IX quando gli fu riferito dopo la proclamazione del dogma. È un episodio tratto dalla rivista del clero pubblicata nel 1949, ma un episodio storico, vero, avvenuto nel 1823, quindi 7 anni prima che la Madonna Rudebach suggerisse quella giaculatoria o Maria concepita senza peccato. Un fanciullo dodicenne era posseduto dal demonio. Notate, aveva 12 anni e in più era analfabeta, come costumava molto purtroppo a quei tempi nei luoghi di campagna. Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, erano presenti, per grazia di Dio, 2 celebri predicatori domenicani, padre Cassiti e padre Pignataro, che si trovavano nella cittadina per una missione parrocchiale. E quando seppero di questo giovane posseduto dal demonio, gli imposero a Satana, nel nome di Dio, di provare, guarda, dovete dare la dimostrazione, che i teologi ancora non avevano provato del tutto. Doveva il demonio provare teologicamente con un sonetto che Maria era immacolata. Guardate, con un sonetto, che è una composizione di 14 versi endecasillabi, a rime obbligate, quindi anche difficile, chiedere questo non a un bambino analfabeta, l'hanno chiesto al demonio, l'hanno imposto al demonio, e il demonio sì, parlava per la bocca del bambino analfabeta, ma era il demonio che parlava, e immediatamente ha improvvisato questa difficile poesia per dimostrare che Maria Santissima è Immacolata, e la diceva lentamente, tanto che i 2 sacerdoti domenicani la potevano scrivere. Eccola, ve la leggo perché è stupenda. Vera madre son io di un Dio che è figlio, e son figlia di lui benché sua madre. Sentite Dante, Vergine madre, figlia del tuo figlio. Ab eterno non quegli ed è mio figlio. In tempo io nacqui eppure gli sono madre. Egli è il mio creator ed è mio figlio. Son io sua creatura e gli son madre. Fu prodigio divin l'esser mio figlio, un Dio eterno, e me aver per madre. L'esser quasi comun fra madre e figlio, perché l'esser dal figlio ebbe la madre, e l'esser dalla madre ebbe anche il figlio. Or, sentite la conclusione, se l'esser dal figlio ebbe la madre, osa da dir che fu macchiato il figlio, o sa, o senza macchia, sa da dir la madre. Guardate il diavolo come con un ragionamento stringente, o sa da dire che è macchiato Gesù, o sa da dire che è immacolata sua madre. Arriva a dire perfino questo assurdo. Il Papa, quando sentì raccontarsi questo episodio, si commosse. Oh, e voglio vedere se c'è anche qualcos'altro preparato per voi, perché con tanti scartafacci, ecco, guardate, io adesso passo a farmi aiutare da un altro libro di un mio carissimo confratello, padre Francesco Bamonte, esorcista in gambissima, intitolato La Vergine Maria e il Diavolo negli esorcismi, quindi proprio un libro che tratta la Vergine Maria e il Diavolo, cosa ne pensa il Diavolo, edizioni delle Famiglie Paoline.
faccio uso di questo bel libro che mi insegna, mi suggerisce tante cose che insegnano anche altri libri, ma che qui sono messe tutte insieme. Quanto esposto nella catechesi sopra riportata trova riscontri in maniera chiara e ricorrente nel confronto con i demoni durante il ministero degli esorcismi. Guardate come ci cascano a riconoscere l'Immacolata Concezione. Un giorno ho sentito gridare: io sono Lucifero, il più luminoso di tutti gli angeli del cielo, mi sono ribellato alla volontà di Dio perché non ho voluto sottostare alla maestà del Nazareno. Vedete la superbia del demonio, che non vuole ubbidire a Dio, lui che è niente, creato da niente, ma non vuole ubbidire a Dio, vuole imporre la sua volontà. E qual è la sua volontà? Adesso la vedremo con chiarezza. Un altro giorno, mentre pregavo la Madonna, ecco le proteste che mi sentii rivolgere. Io sono spirito puro. È tutto qui il ragionamento del demonio. La creatura umana è una creatura inferiore a me perché fatta di anime e di corpo, e io invece sono puro spirito. Lo dice anche la scrittura, che il Signore noi uomini ci ha increati poco meno degli angeli, ma siamo meno degli angeli. Un'altra cosa, quando poi teniamo conto che noi siamo redenti da Gesù Cristo, eccetera, eccetera, allora qui la frittata cambia completamente. Comunque, io sono uno spirito puro, perché non io? Perché non io spirito puro? E invece quella là, perché quella là? Ossia, avrebbe voluto che Gesù Cristo si incarnasse in un angelo, anzi, in lui, in uno spirito puro. Voleva dare ordini a Dio, come se Dio non sapesse come si fanno bene le cose. E un'altra volta ho sentito queste frasi: non sopporto che lei sia accanto a lui, al di sopra di me. Io ero l'angelo più bello, il più grande, io Lucifero, l'angelo per eccellenza. Ma che affronto concepire senza peccato uno di voi, che affronto! L'Immacolata è l'affronto più grande che il tuo Dio mi abbia fatto. Perché? Far concepire uno di voi senza quel peccato che noi abbiamo creato è un affronto insopportabile. Tutti avevamo macchiato con il nostro segno, tutti meno lei. Qui abbiamo dovuto fare halt, qui siamo stati fermati. Non doveva farci questo Dio, guardate come rimprovera Dio. Uno di voi senza peccato, e poi lui che si incarna nel vostro corpo schifoso, fatto di vermi, quando si decompone. Ma perché l'ha fatto? Per rovinarci, perché ci ha umiliato così tanto. Ma perché ha voluto umiliarci così tanto? Altre volte, con tono sprezzante, hanno manifestato ancora il suo rifiuto di accettare che la Vergine Maria fosse stata posta al di sopra di lui, con queste espressioni: lei è solo carne, io sono puro spirito, io sono spirito puro, no, lei è più alta di me, ma che, sono io spirito più alto di lei. Vedete insieme la superbia che si ribella a Dio e pretende di dar lezioni a Dio, di insegnare a Dio quali sono i piani che deve svolgere per la redenzione. In altra occasione, replicando parole in parte già espresse, io ho rifiutato quello, Dio, perché ha fatto lei. Io non sopportavo che lei fosse accanto a lui, non sopportavo che una creatura umana fosse al di sopra di me, perché sono io l'angelo più bello, più grande, io Lucifero, l'angelo per eccellenza. Vedete come incomincia a ragionare il demonio
dal suo punto di vista, che voleva, avendo macchiato tutti gli uomini di peccati, che non se ne salvasse nessuno. In Maria si contempla la massima partecipazione della bellezza di Dio mai manifestata a una creatura, umana. Ella porta in sé, come nessun altro tra gli esseri umani, ve lo dico con le parole di Giovanni Paolo II nell'enciclica Redentoris Mater, la gloria della grazia che il Padre ci ha dato nel suo Figlio diletto, e questa grazia determina la straordinaria grandezza e bellezza di tutto il creato, altro che soltanto la bellezza di Maria, su tutte le persone, su tutto il creato. Ecco, Maria, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, è di una bellezza tale che chiunque abbia avuto la grazia speciale di vederla già su questa terra, vive con la nostalgia di rivederla ancora. A chi un giorno chiedeva a Santa Bernardetta se la Madonna fosse bella, ella rispose: è tanto bella che una volta vista si vorrebbe solo morire per poterla rivedere. Un giorno, mentre la Madonna appariva a Padre Pio da Pietrelcina, e il suo direttore spirituale era presente all'apparizione, Padre Agostino da San Marco in Damis, sentì che Padre diceva: Padre Pio, aveva ragione Gesù, sì, sei bella, se non ci fosse la fede, gli uomini ti direbbero una dea, i tuoi occhi sono più splendenti del sole. Ecco come la Madonna si presenta. Nessuna creatura umana è stata ed è così bella come Maria. Che cosa l'ha fatta tanto bella? La condizione iniziale di grazia della sua Immacolata Concezione, la sua cooperazione libera e gioiosa con Dio al suo progetto d'amore in favore di tutta l'umanità. Questa l'ha fatta crescere continuamente in quella pienezza di grazia iniziale che nell'assunzione ha raggiunto la perfezione soprannaturale. I veggenti della Madonna, estasiati dalla sua bellezza, le rivolgono tutte le domande: ma perché sei così bella? E lei aveva risposto: perché amo. Lo sapete che è l'amore che ci fa belli ed è l'odio che ci fa brutti? Maria è l'ideale supremo della perfezione, è la donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza umana si incontrano con quelli sovrani ma accessibili della bellezza soprannaturale, e tale ci viene presentata nella Sacra Scrittura, dai padri della Chiesa, dal Magistero, dai documenti conciliari, dai mistici, dai santi e dalla liturgia. Uno dei motivi della grande rabbia del demonio nei confronti di Dio, come abbiamo visto, è quello di aver creato Maria senza peccato, fin dal primo istante della sua esistenza. Il demonio considerava suo diritto che ogni creatura umana, dopo la colpa originale, dovesse essere contaminata dal peccato, un suo diritto, disubbidendo a Dio interamente, dimenticando di essere una creatura di Dio, nata da nulla, creata da niente, anche il demonio è uno zero, esiste perché Dio l'ha creato, se no non esisterebbe, e l'ha creato buono, l'ha creato angelo buono per il paradiso, gli ha creato tutte le cose belle e buone, però ha dato alle persone superiori, angeli e demoni, il grande e tremendo dono della libertà, lo rispetta, per cui pur volendoci tutti in cielo, rispetta anche uno che si voglia dannare, ma non è Dio che lo danna, è lui che va all'inferno con le sue gambe.
con le sue gambe. Invece, non aver commesso nessun peccato è per il demonio motivo di rabbia, ancora più del privilegio dell'Immacolata Concezione, ricevuto per puro dono gratuito di Dio. Pur essendo immacolata, Maria restava libera, era intelligente e libera, e pertanto poteva anche peccare. Il demonio odia tremendamente la Madonna, perché pur avendo provato in ogni modo durante la sua vita a farla cadere, mai è riuscita a farmi commettere un peccato personale e quindi non ha mai potuto minimamente macchiare la bellezza di Dio in lei. Ecco perché non possiede nulla che gli appartenga. Satana non ha potuto vantare nulla su di lei. E per questo Maria, lo vedremo ancora, è l'unica creatura in grado di vincerlo completamente. Completamente. Ecco poi che vi voglio trarre altri esempi da altri esorcisti, perché tutti noi esorcisti, combattendo contro i demoni e conversando contro il demonio, l'abbiamo prima o poi costretto a dire delle verità su Maria, l'abbiamo costretto e lui è stato costretto a dirle. Ecco in diversi momenti che cosa è stato obbligato a dire, obbligato da Dio, sulla santità, sulla bellezza, sulla totale assenza di peccato di Maria. Un giorno, mentre io e qui sempre il nostro caro Francesco Bamonte, mentre io svolgevo l'esorcismo, rivolgendomi al demonio, gli ho detto: guarda il volto bellissimo della Madonna. Lui mi ha risposto: non lo vedo, è buio per me, non voglio, non lo posso guardare, è la mia rovina, è la mia rovina, io la odio. La odio, la odio. In altri esorcismi proferì le seguenti espressioni: quegli occhi non li posso guardare, non posso, non si descrivono, quella bellezza non si descrive. Lei è piena di grazia, lei è santa, santa, quale santa mi ha portato via le anime. E qui, non meravigliatevi se ve lo dico, in quell'occasione mi ha portato via le anime, il demonio si è messo a piangere, perché gli sono state strappate le anime. Alle volte il demonio negli esorcismi si esprime anche con dei sentimenti umani. Un'altra volta, con un evidente linguaggio metaforico, non avendo egli né pelle né cervello, disse: ogni volta che scende in questa terra, essa, noi proviamo più di un, sprofondiamo più in basso, ogni sua lacrima è un buco nella nostra pelle, ogni suo sguardo è uno strappo al nostro cervello, ogni suo passo è la nostra fine. Stiamo cercando di fermarla, ma non ci possiamo riuscire perché lei è più potente di noi. Il male non ha nessun potere su di lei. Guardate che affermazioni potenti, significative. Maria si è trovata immacolata sin dal primo istante. Come mi corre il tempo! Fin dal primo istante della sua creazione, allora qui bisogna che io corra. Ella non fu liberata dal peccato originale, ne fu preservata. Il peccato originale non è arrivato a lei grazie ai meriti di Gesù Cristo. Noi riceviamo il peccato originale, ne veniamo liberati dalla passione di Cristo, dalla sua redenzione. Maria Santissima, dalla sua redenzione, ha fatto sì che il peccato originale non arrivasse fino a lei. Ecco perché anche lei è la prima redenta, il più bel fiore
della redenzione, il più ben fiore della redenzione. Ed ecco, io posso trarre esempi anche da altri esorcisti che sono riportati pure da Mamonte. Un giorno, mentre dicevo al demonio, in nome della nostra madre immacolata, vattene da questo corpo, egli mi rispose, è la parola che odio di più. E io ho ribattuto, immacolata? Sì. E un'altra volta, durante la novena dell'immacolata, cominciò a gridare, mandala via, mandala via, in questi giorni tutti la nominano, tutti la chiamano, troppa luce, non la sopporto. E un'altra volta gridò, l'immacolata è il mio contrario. E un'altra volta ancora, in un esorcismo, mentre ripetevamo più volte la preghiera, Maria concepita senza peccato, disse, smettila, quella giaculatoria è potente contro di me, è potente contro di me. E veniamo a qualche altro esempio. Il mio carissimo amico esorcista defunto, Don Faustino Negri, il primo esorcista che ho avuto il contatto di conoscere nella mia vita, nei primi anni di sacerdozio, una volta chiese al demonio, ma perché hai tanto terrore quando nominano la Vergine Maria? Voglio che tu mi dica i motivi. E il demonio, sentite che dichiarazione ha fatto, perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature e io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature e io sono il più sporco. A questo punto io una volta non ho resistito, è stato scritto in un bellissimo libro che fate bene a procurarvi a tu per tu con il diavolo, ancora delle edizioni paoline, scritto da marito e moglie, da Lucia Francesco, e vedete i due punti di vista come si completano bene. Ecco, io ho chiesto al demonio, senti, un mio confratello esorcista ti ha fatto fare questa confessione e tu hai detto che Maria è la più umile, è la più ubbidiente, è la più pura di tutte le creature e tu sei il peggiore di tutti. Dimmi, qual è la quarta qualità che ti fa rabbia in Maria? Qual è la quarta qualità? Non avevo in testa niente, non potevo suggerirgli niente. Ha risposto, è la sola creatura che mi può vincere interamente perché non è mai stata sfiorata dalla più piccola ombra di peccato. Un altro esorcista, padre Cipiano, il decano degli esorcisti nel mondo, addirittura più di 50 anni che fa gli esorcismi. Cosa ti dà fastidio? Ha chiesto al demonio. Il Vangelo o il Rosario? Ha gridò. Ma è la stessa cosa. Il Rosario è il Vangelo in miniatura. Ma allora dimmi che differenza c'è tra il Vangelo e il Rosario? E il demonio. Quanto sei deficiente. Lei ha capito che il Vangelo non è sempre appetibile per voi, allora ve lo dà col cucchiaino e si mette lei di mezzo per darvi la forza di poterlo mettere in pratica. Un'altra volta, perché hai più paura quando nomino la Madonna di quando nomino il Signore? Perché mi sento più umiliato a vedermi vinto da una semplice creatura. Monsignor Ciutto, altro mio carissimo amico, anche questo libro, fate bene a leggerlo, scritto da Anna Renda, edito dalla Biblioteca dell'Immagine, intitolato Io combatto il demonio. Io combatto il demonio, disse un giovane sui 30 anni posseduto dal demonio,
vedo che ti agiti tanto quando parlo della Madonna. Cosa provoca a voi demoni sentir dire devotamente il nome di Maria? Questo giovane posseduto, agitandosi, contorcendosi il volto dalla sofferenza e digrignando i denti, quel volto, quel nome fa tremare l'inferno, il nome di Maria. E ancora sempre il caro Monsignor Sulto vuole fare un esperimento, ah, questo è stato bello, è andato a Međugorje, e anche lui, come fanno tanti, arrivato sul povero, si è impossessato di un sasso, l'ha avvolto in un pezzo di carta e se l'ha messo in tasca. Un giorno stava esorcizzando una persona che aveva la possessione diabolica. Nessuno dei presenti sapeva che lui aveva quel sasso, ma tanto più non sapevano qual era la provenienza. Lui si è tolto il sacchetto, era involto, incartato di carta, lo ha appoggiato sul petto di quella signora posseduta. Tirala via, mi fa male, mi brucia. Furbo Monsignor Sutto, te la tolgo solo se mi dici che cosa c'è dentro quella carta. Un grido e una parola. Gospa. Guardate, Gospa, in croato, Madonna. Quando noi i primi anni andavamo a Međugorje, nessuno di noi sapeva il croato, nessuno dei croati sapeva l'italiano. Per dirigersi, per andare nei luoghi mariani, vedevamo uno, bastava dire Gospa, subito ci indirizzava, vai di là. Dicevamo Gospa, vai di là. Gospa, la Madonna, detta in croato. Oh, ci sono anche tante altre cose che vi vorrei dire, ma il tempo vedo che mi tradisce un po'. E allora vi porto a colloquio col cardinale Ivan Diaz, un cardinale indiano molto conosciuto anche nei movimenti del rinnovamento, che è prefetto alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Quando si festeggiò a Lourdes i 150 anni delle apparizioni, è stato mandato lui a presenziare e a fare l'omeria. Caro mio, come l'ha fatta? Dovunque ha chiesto la Madonna preghiere e penitenza per la conversione dei peccatori, perché prevedeva la rovina spirituale di certi paesi, prevedeva le sofferenze del Santo Padre, prevedeva il generale indebolimento della fede cristiana e le difficoltà della Chiesa, l'ascesa dell'Anticristo, ecco che chiedeva e otteneva. La Vergine Maria ci invita ancora una volta. Guardate, la lotta tra Dio e il suo nemico è sempre più furiosa, molto più oggi che ai tempi di Bernardetta 150 anni fa, perché il mondo si trova terribilmente inghiottito nella palude di un secolarismo che vuole creare un mondo senza Dio. Guardate anche la lotta contro i crocifissi, un relativismo che vuole soffocare tutti i valori permanenti e immutabili del Vangelo, relativismo, tutto è relativo, non c'è niente di assoluto, quindi non c'è niente che sia veramente vero, un'indifferenza religiosa che resta imperturbabile di fronte al bene superiore delle cose che riguardano Dio e la Chiesa. Questa battaglia fa innumerevoli vittime nelle nostre famiglie e tra i nostri giovani. E a questo punto il cardinal Diaz ha aggiunto una frase del cardinal Karol Wojtyla poco prima di diventare Papa Giovanni Paolo II. Sentite, siamo oggi di fronte al più grande combattimento che l'umanità abbia mai visto. Non penso che la comunità cristiana
l'abbia totalmente compreso. Ma guardate anche quanti migliaia e migliaia di cristiani vengono uccisi nel Medio Oriente, continuamente. Il secolo scorso è stato il secolo che ha avuto in tutta la storia della Chiesa il maggior numero di martiri. Siamo oggi di fronte alla lotta finale fra la Chiesa e l'Anticristo, fra il Vangelo e l'Antivangelo. Una cosa, tuttavia, è certa. La vittoria finale è di Dio e ciò si realizzerà. Grazie a Maria, la donna della Genesi e dell'Apocalisse, colei che combatterà alla testa dell'esercito dei suoi figli e figlie. Vedete come se li sta raducendo intorno ai santuari, contro le forze avversarie di Satana, e che schiaccerà la testa al serpente. Ma ve ne dico ancora una. Questo cardinale simpaticissimo, Diaz, che ama a metà delle sue omelie farsi una cantata accompagnato dalla chitarra, si è trovato un giorno a un raduno interconfessionale. Lui rappresentava i cattolici, c'erano poi i protestanti, sono divisi in tante confessioni, anglicani, eccetera, gli ortodossi, eccetera. A un certo punto una voce alta ha accusato il cardinal Diaz e i cattolici: voi esagerate nel culto a Maria. Va bene il culto a Maria, ma voi lo esagerate, siete esagerati, non avete il senso del limite. Per niente turbato, il cardinal Diaz gli ha detto: senta un po', facciamo un'ipotesi, che tutti gli uomini del mondo si riuniscano, da Adamo ed Eva all'ultimo che vivrà, di tutte le regioni, tutte, con lo scopo, tutti insieme, di onorare Maria nel massimo grado possibile all'umanità. Tanti titoli, tante canzoni, tante poesie, ma quante cose nascerebbero da tutto il mondo, tutto a lode di Maria. Ebbene, tutto il mondo che loda Maria non arriverebbe mai a lodarla quanto l'ha lodata la Santissima Trinità, che l'ha resa Madre di Dio. Cari fratelli e sorelle, non siamo avari nell'onorare Maria, perché più onoriamo Maria e più imitiamo la Santissima Trinità. Sia lodato Gesù Cristo.